Salve a tutti gente, benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati ancora una volta su Bugout 76, yeah. Allora ragazzi, oltre a un d'obbligo colpo di tosse, e vi chiedo scusa in anticipo, una piccola news mentre continuiamo. Allora, noi intanto dovevamo andare dal soprintendente per continuare con la nostra lore. Allora, piccola news ragazzi, il canale per intero, il canale YouTube, si dedicherà ai giochi post-apocalittici. Ho preso questa decisione e non torno indietro, perché alla fine sono dei giochi che piacciono a tutti, abbastanza popolari, anche perché tanti di noi spererebbero in un'apocalisse zombie nella vita vera, soprattutto io, però sarà il genere che prioritariamente porteremo, oltre a possibili giochi di guerra, quindi FPS come Escape from Tarkov. Credo che riuscirò a fare anche qualche video di Battlefield 5, perché ce l'ho. Se riuscirò a prendere più avanti Battlefield 2042, anche quello. Però Bugout 76 che fine farà, ragazzi? Allora, siccome il gioco, finita la lore, quindi tutte le missioni principali, risulta estremamente ripetitivo e quindi noioso da registrare, non da giocare, da registrare, onde evitare di fare video che possano annoiare, finita la lore, credo che ci stopperemo di nuovo per un lunghissimo periodo con Bugout 76, e poi quando usciranno nuovi contenuti lo ristallerò di nuovo e lo riprenderemo per vedere un po' i vari miglioramenti che la Microsoft apporterà al gioco, visto che ora Todd Howard non ha più voce in capitolo, farà da portavoce di Bugout, ma nulla di più. Comunque sia. Allora, dovevamo parlare con il soprintendente, che scommetto... Ah, no, che io l'avrei dato che era là sotto, nella... Ok. Hai finito? Sì. Gli hai portato il vaccino? Sì, sono tutti vaccinati. Ah, che sollievo. Eh beh. Prepareremo altri lotti nel caso in cui il primo non sia sufficiente. So che stai facendo molto più di quello che avresti dovuto. Non credere che non me ne accorga. Va bene. Poi? Grazie. Ok. Ora che la crisi è scongiurata, dobbiamo metterci al lavoro su quel mistero tra le montagne. Mistero tra le montagne? La sai l'ultima? Quale? No, sono un po' fuori dal giro. Anche altri abitanti del 76 hanno scalato le montagne alla ricerca di questo tesoro di cui parlano tutti quanti. È un vault. Ok. Vault 79. Chiuso. Senza apparente possibilità di entrare. Le fantasie su cosa contiene si sprecano. E quindi? Non sappiamo come accedere, ma forse ho un piano per scoprire almeno cosa contiene. Ogni laureato dell'università Voltec racconta la storia dell'ala riservata, dove tutti i pezzi grossi tengono le loro riunioni. E non parlo solo di professori e assistenti Mr. Andy, ma intendo meeting con esponenti del governo, dell'esercito. In clave? Per caso, a sto punto. Quindi entriamo per vedere se stanno trattando di questo vault. Ho aspettato 25 anni, ma finalmente è giunto il momento di scoprire cosa nasconde. Chiedo scusa per la tosse, ragazzi. Ci vediamo là? Va bene, ok. Mi ha dato un pezzo della mia armatura atomica, peccato, che dovremmo scrippare anche perché non è tanto buono. Poi che mi dai? Tappi... Ok, quindi dove dobbiamo andare esattamente? Entrata all'università Voltec. Ho come presentimento che qui troveremo anche dei ghoul. Eiebot di sicurezza del campus. Me lo dà un simile, quindi... Rilevata presenza non lo elimino. Identificata. Inizio la ricerca. Mi sembra che... Uccidere! Qui c'è qualcosa, qualche materiale. Il nostro personaggio ha fame. Fame e sete. Io me ne frego delle malattie perché sono... che vado a pipo all'insù. E mangio tutto. Ok,
che viene qua dentro. So per certo che esiste un'area dell'università riservata. Ma hai pensato che gli aspetta, fammi eliminare il boss. Eliminare questo da robot. Alt, visto, ho sentito prima della laurea, soprintendente, non è affar mio. Vedo che abbiamo stato uno convoy abitanti. Vieni, prego. Dobbiamo parlare di questa ridicola richiesta. Si richiede collaborazione. Il soprintendente ha parlato di altra gente in arrivo. Ti ha detto che dobbiamo entrare nell'ala riservata? Ammesso e non concesso che esista un'ala simile. Smith ha conseguito qui la laurea, non basta come credenziali? Spetta alla facoltà. Potrei essere l'unico essere umano ancora in vita che ha legami con l'università. La mia autorità non è dunque pari alla tua? No, e per la cronaca... ero contrario al fatto che tu diventassi soprintendente. Deve esserci un modo di accedere. C'è una cosa che mi serve. Scusate la tosse, una raga. Una nuova classe di laureandi. Parliamo della simulazione nel Vault. Ma è ridicolo! Secondo la mia programmazione, questa università deve sfornare laureati. La simulazione verrà gestita dai Mr. Andy. Va bene, completerò questo tuo esame. Come? Perché ti serve una nuova classe? Vabbè. Mi fa piacere. Nello scenario di questa prova, il Vault è diviso in fazioni. Devi risolvere i conflitti nella maniera che ritieni opportuna. Il capo della sicurezza ti fornirà tutti i dettagli. Non conosco questo scenario di prova. Il professor Bot deve averlo riprogrammato di sua iniziativa. Appunto, perché è un attimino strano che ci sia un test del genere da fare. Va bene, il capo della sicurezza si dovrebbe trovare da qualche parte, da queste qui. Dovrebbe essere un robot, quindi... Ah, ok, eccolo qui. Quanti cadaveri. Tutti abitanti del Vault. Allora, capo della sicurezza. Sei tu il soprintendente? Complimenti per il tempismo. Va bene, grazie. La situazione tra gli ingegneri e lo staff medico è a dir poco tesa. Dammi il quadro completo della situazione. C'è stata una perdita nel reattore. Kelleben, l'apprendista dell'ingegnere capo, è entrato a ripararla ed è stato irradiato. E quindi? È terribile. E il peggio deve ancora venire. Il dottor Loris, capo dell'equipe medica, si è rifiutato di mandare aiuti. Ha messo la zona del reattore in quarantena, così nessuno può rischiare di morire. L'ingegnere capo Brass ha accusato il dottore di omicidio. Poi, due giorni dopo, la gente ha notato che Stella, una delle assistenti di Loris, era scomparsa. Tutti pensano che si tratti di una vendetta. Occhio per occhio. Non saprei, soprintendente. Non è certo che l'ingegnere capo abbia fatto qualcosa di losco. Ma non è nemmeno certo che non l'abbia fatto. Dovrai gestire tu la situazione. Va bene. Mi spiace di non poter essere di aiuto. Grazie, cercherò di andare in fondo alla questione. Se hai bisogno di me, sono qui. Ok. Allora io non ho... Ah no, sì, aspettate, io avevo fatto anche due livelli. Infatti dovrei prendere delle carte che mi servono. Ah, questo lo togliamo un attimo, quindi abbiamo tutte quelle dei danni delle armi pesanti. Ce n'era un altro che era quello che avevo io, questo qui. Le armi pesanti si ricaricano il 10% più in fretta, che male non è. Ok, che lo maxiamo, così abbiamo un problema in meno. E abbiamo maxato una parte. Poi dobbiamo prendere l'ultima, che è quella lì che
ricevo meno danni mentre sparo utilizzando armi pesanti. Così almeno dal lato della forza. Oh, veleno per topi, questo lo piombo pure. Dicevo, dal lato della forza abbiamo risolto un po' di... Ah, che schifo. Pensavo che era di livello 45. Abbiamo risolto un po' di problemi. Allora, quindi dobbiamo scendere. Questa è una simulazione un po' strana. Certo, potrebbe capitare in effetti all'interno del Vault una situazione simile. Però... No... Non so fino a che punto. Mi era sembrato di sentire un ghoul. Reparto medico, che poi sono tutti quanti Mr. Andy. Cioè, un intero Vault di Mr. Andy. In effetti forse è più efficiente delle persone. Qui si può aprire, c'è qualcosa? No, no, lo devo scassinare, ma non ho l'abilità. Allora. Ah, soprintendente, il tuo intervento è più che gradito. Ok. Vorrei che mi parlassi dei tuoi problemi con l'ingegnere capo Brass. Non ho problemi con Brass. Al massimo li ha lui con me. Faccio solo il mio lavoro. Garantisco il benessere del Vault. E okay. Per quanto mi dispiaccia, da medico posso affermare che l'ingegnere capo soffre di paranoia e fissazioni. Che suggerisci di fare? Semplice. Autorizzami a mettere l'ingegnere capo sotto supervisione clinica. Una combinazione di farmaci e terapia farà il resto. Qualcuno protesterà, ma la mia e la tua autorità insieme minimizzeranno la cosa. Devo pensarci. Ma certo. Non mi fido di un dottore che vuole per forza dare medicina a qualcuno, sinceramente. Che tuono cadendo da un piano di merda, però vabbè. Qui ci sono materiali o cose utili in giro, colla, altro. Non c'è un cacchio di nulla. Ok. Soprintendente, Vedremo. Domando comunque scusa per la tosse, ragazzi. Allora, sono qui per parlare dei problemi che hai con il dottor Loris. Della sicurezza non me ne frega niente. Il dottor Loris non ha il diritto di mettere il reattore in quarantena e lasciar morire Kelemen. Omicidio puro e semplice. Voglio soltanto giustizia. Vuoi che arresti il dottor Loris? No, metà di questo Vault pensa che abbia fatto bene. Intervenire adesso significherebbe scatenare una sommossa. Voglio solo che tutti sappiano che in questo Vault la mela marcia è lui. Ok, qual è il tuo piano? Loris è stato furbo a mettere in quarantena la zona del reattore. Ma se ci fosse dell'altro, qualche modifica mirata alle registrazioni della sicurezza, tutti sapranno che Loris non è quello che sembra. Ora, io non posso entrare nell'ufficio della sicurezza, ma tu sì. Sei il soprintendente? Sì, ci penso io. Portami l'olonastro. Alle modifiche ci penso io. E... grazie, Ok, io credo che darei ragione a lui, più che altro perché il reattore serve per mantenere in funzione e vivi gli abitanti all'interno. Perché un Vault senza corrente vuol dire senza ossigeno e crepano tutti. Poi, lasciare uno indietro nel pericolo più totale solo perché è stato irradiato non è un motivo valido per lasciarlo crepare. Copia registrazione di sicurezza. Copia meno incidente. Ok. Quindi ora gli devo solo portare questo olonastro e dovrebbe pensarci lui a fare tipo delle modifiche per incastrarlo, una cosa del genere. Se non ho capito male. Cominci quasi a piacermi, soprintendente. Hai qualche problema con me? Non ancora. Fare conversazione non è il tuo passatempo preferito, vero? No, non ancora. Ok, no, fine. Torna all'ingegnere capo Brass. No, è appunto, C'è qualcos'altro? Non ancora. Tutto qui? No. Ma io ce l'ho l'olonastro. Infatti mi dice, torna dall'ingegnere capo Brass, lui è qui. Non è che per caso invece è rimasto... Viene il dubbio, ragazzi, perché sto gioco ogni tanto le missioni, queste...
queste cavolate capitano. A volte capita il carica olonastro. Copia registrazione di sicurezza. Contenuti già presenti su olonastro. Incidente al reattore del Volt. Preoccupazioni. Non c'è nessun olonastro qui in giro, però. Forse da qui? Registro il soprintendente, magari? No, proprio. Mi fa fare solo il carica olonastro, ma io non ho olonastri da caricare. Esplora la zona del reattore. Di qua che si esce solamente? Chiave reattore, no? Ok. C'è per caso qualcosa qui? Amido vegetale, questo serve. Fa da appiccicume, quindi da colla. Carri del piombo? No. Colonastro di Estella. Parla Estella, assistente del dottor Loris. Ah, l'assistente sono che era scomparsa. Sono entrata nel reattore per aiutare Kelemen, ma non c'è abbastanza tempo. Il reattore è in fase critica. Gli sto somministrando abbastanza Radeway da fargli completare le riparazioni. Ma le radiazioni non ci lasceranno scampo. Se non altro, il Volt sarà salvo. Ok. Quindi ecco perché è scomparsa. Quindi una nastra di Stella Robinson. Ok, questo spiega un po' di cose. Quindi il medico Robinson, chi è? Non ha fatto sparire l'assistente. L'assistente di sua spontanea volontà è andata lì ad aiutare l'altro robot, considerando che si fingono esseri umani comunque sia. Robinson dovrebbe essere quello della sicurezza. Comunque sia, per aiutarlo, però giustamente le radiazioni nella simulazione sarebbero state troppo forti, quindi non gli ha dato scampo. Hai qualche domanda, soprintendente? Ho trovato Estella, aveva questo lunastro. L'hai trovata? Povera ragazza. Vabbè. Immagino che non ce l'abbia fatta. Esattamente. Ah, ascoltiamo dunque. Ah, quindi non è stata assassinata. Voleva salvare Kelemen. E loro due insieme hanno salvato noi. Questa è un'ottima notizia. Dobbiamo parlarne con Brass e Loris, così la smetteranno di litigare. Raduna gli altri, lasciamoci tutto alle spalle. Aspetta per... sì. Subito, tutti nella zona comune! C'è okay, un annuncio seguiamolo. Importante da parte del soprintendente. Estranea, identificati. E cos'è questa storia? Ho del lavoro da fare. Forse il soprintendente ha finalmente deciso di metterti dietro le sbarre. Basta così! Il soprintendente ha scoperto cos'è successo a Estella. Questo olonastro dimostra che è entrata nella zona di quarantena da sola. Lei e Kelemen hanno salvato il Volt. Hanno collaborato. Medico e ingegnere. Siamo stati stupidi, Brass. Bisticciare come due vecchi, mentre i giovani risolvevano i nostri problemi. Dovevamo pensarci noi. In effetti, mi trovi d'accordo. Nessun rancore, dunque? Niente più litigi? Lavorerete secondo l'autorità del soprintendente? Sì. Sì. È la cosa giusta. Ottimo lavoro. È una soluzione di cui ogni soprintendente dovrebbe andare fiero. Tutti devono imparare a lavorare insieme. E ora? Allora, parla con il professor Bot. Ok, spero di che ci sia pure un banco da lavoro, perché sono giusto un attimino appesantito. Basterebbe un banco da lavoro qualsiasi, anche uno chimico, per riciclare tutto il piombo che abbiamo appena preso, che con quello ci potrebbero uscire fuori un po' di munizioni utili.
Ok, qui c'è il professor Bot, vediamo. Anche del piombo. Gentile. Era la stanza accanto. Ho sbagliato stanza. Qui c'è un solo robot. Giustamente sparare con un'arma con i colpi esplosivi da vicino non è propriamente una scelta saggia. Io do sempre per scontato che con l'armatura atomica sono un carro armato vivente, però non fino a essere immortale. Ok, allora, professor Bot. A quanto pare hai passato il test. Sì? A un livello appena sopra le mie scarse attese. Abbiamo fatto quello che hai chiesto, ora ci serve l'accesso alla riservata. Sì, direi che abbiamo un accordo. Un accordo, nello va bene. Spazio di simulazione del Vault c'è un'area di manutenzione. Nasconde una stanza secondaria che credo contenga quello che tu stai cercando. Soprintendente? Sì, soprintendente. Lo sento a malapena, il soprintendente dove cacchio è? Va bene, va bene. Todd Howard, grazie. Il gioco è perfetto così, funziona alla perfezione. Ok, quindi dobbiamo ritornare di nuovo dentro l'area di simulazione. Che due palle, avanti e indietro. È una cosa che non mi è mai piaciuta di questi giochi. Ok, soprintendente, io non so lei dove sia finito. Però io vado lì, magari lì troviamo un banco da lavoro. Allora, quindi abbiamo risolto la simulazione. Ai cittadini rispettosi della legge non sarà fatto alcun male. Qui non posso neanche correre. Ora dovremmo poter accedere tranquillamente a questa zona che ha detto il professor Bot. Ok, stamina terminata, quindi ci muoviamo alla velocità di 2 km l'ora. Da qualche parte nella zona di manutenzione c'è l'ala riservata. Non vedo l'ora di trovarti, così farò un bel favore allo zio Sam, ammazzandoti! Avvio l'attacco contro il bersaglio fortile. È solo un tunnel che porta da qualche parte. Allora, io esplorerei un attimino l'area qui, perché magari ci troviamo cose che ci servono. Soprattutto piombo. Tanto, tanto piombo. Ma veramente tanto. Che male non fa mai. Ok, per un attimo era immortale lo scarafaggio radioattivo. Ok, diciamo che siamo riusciti a recuperare un po' di cose utili. Ah no, ok, ci ha riportato qui. Quindi siamo in una sorta di fuori zona del Vault qua, tipo una finta zona. Tipo il dietro le quinte della simulazione. Una cosa del genere. Ok. Cigno placcato in oro no. Chiave inglese mestolo no. La nuca cola sì. Ci dà un tappo se la beviamo. Oltre a un po' di energia. E fa sempre comodo venderla per 15 tappi l'una invece che ottenerci un tappo solo. Ok, mi sa che dobbiamo andare al piano di sopra. Altri cacchio di robot. Addirittura un security.
Dovremmo esserci. Vediamo cosa hanno lasciato. Un ventilatore hanno lasciato. Ah, poi hanno lasciato anche dei cadaveri, se, sottintendente, come può vedere. Dei robot rompiballe. Materiali utili e inutili in giro. Qui facevano il Craig. Il Craig, il GOT, come nel vecchio Fallout 3. Ok. Stimati membri del congresso e delle forze armate, benvenuti a una speciale presentazione della Vault. Ok. Oro. Questo metallo è l'anima del commercio fin dalla notte dei tempi. E in caso di guerra nucleare, questa preziosa risorsa sarà fondamentale per la ricostruzione del futuro economico americano. Ok, oro quindi. Ecco perché la Voltec è stata incaricata di produrre un Volt diverso e molto reale. Battezzato col numero atomico del metallo che custodirà, il Volt 79 sarà la nuova casa di tutte le riserve auree americane. Fort Knox verrà segretamente svuotata e chiusa. I suoi lingotti d'oro saranno trasferiti nel nuovo Volt, dove sarà al sicuro grazie alla sicurezza automatizzata all'avanguardia della Volt. Rilevamento okay. Biometrico per la verifica del personale autorizzato. Sofisticate griglie laser per tenere lontano gli intrusi. E in caso di irruzione, un sistema difensivo con torrette di grado militare, creato in collaborazione con i nostri amici della Rocco. Tutto questo è integrato con pareti di contenimento piombate, costruzione pressurizzata, generatori a fusione e impianti di produzione automatizzati. Ok. E ora? Volt 79. Un futuro dorato per l'America che tutti conosciamo e amiamo. Offerto da Volt. Caverna misteriosa. Parte che il personaggio ha un attimo bisogno di bere e mangiare. Allora, la cosa per una parte non mi sorprende. In effetti ha un senso il fatto di il mondo giustamente è andato a quel paese. Ci sono i tappi, però per ricostruire l'economia e tutto, l'oro sarebbe una buona risorsa a livello economico. Per una volta le voci sono vere. Sì. In quel volto esiste un tesoro. È molto grande a sto punto. La riserva d'oro degli Stati Uniti. Eh sì. Ci sono parecchie misure di sicurezza da superare. Solo entrare nel Volt è una sfida vera e propria. Senza sì. Contare le innumerevoli contromisure per gli intrusi. Però la ricompensa. Tralasciando il piacere che l'uomo prova nell'accumulare ricchezze, cosa ci potremmo fare con un Volt pieno di materiali preziosi? Ricreare l'America. Intelligenza 8. Se tutti sapessero che l'abbiamo noi, potremmo reinventare l'economia, reintrodurre la nostra valuta. Esatto. Niente più contrattazioni selvagge o scambi non regolamentati. Non accadrà domani, ma un giorno potremmo creare una nuova economia. Sì. Diritti di proprietà, tasse, leggi, un governo. Prima però dobbiamo entrare. Non riusciremo a farlo da soli. Ci serve aiuto. E cosa più importante, persone da convincere. Ok. Che capiscano che l'oro è il futuro. Fortunatamente hai conosciuto due grandi gruppi di persone. Ognuno con i propri punti di forza. Vabbè. Predoni e coloni. Quindi sanno come costruire cose, forse sanno anche come smontarle. Se dobbiamo fare irruzione da qualche parte, perché non chiedere a dei predoni?
meglio i coloni in questo caso. Fammi un favore, senti entrambi. Sì, in effetti, il suo consiglio, ragazzi, è ragionate bene sulla scelta, perché da qui in poi la fazione che noi scegliamo, quindi o i predoni o i coloni, farà di per sé una grande differenza quando alla fine noi dobbiamo entrare nel Vault, quindi dobbiamo effettivamente scegliere con molta attenzione. Allora, io sono appesantito e non c'è un cacchio di banco da lavoro per riciclare il piombo. Piombo che non posso buttare perché mi serve, per l'appunto, per creare munizioni, che dovrei creare anche sul momento stesso. Quindi, se trovassi un banco da lavoro, potrei andare direttamente lì. Però credo che momentaneamente, ragazzi, ci possiamo fermare qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente, lasciate un pollicino e lasciate un simpatico commento per il fatto che mi sono dovuto passare di nuovo 20 minuti di gameplay non registrato, perché ovviamente l'ho registrato ma l'ho tagliato, in cui mi sono dovuto rifare tutta la missione fino ad arrivare qui. Quindi, detto questo, ragazzi, da Valfer Games è tutto. Alla prossima!